forse non la so. Big House. Come va, vicini di casa? Io sono Big House e stavolta tocca un altro random horror, nello specifico Power Drill Massacre. Prima di iniziare, guardate bene questa schermata. Non vi ricorda qualcosa? L'horror che volevo proporvi stavolta è Babysitter Bloodbath. Se lo vuoi devi venire a prenderlo. Billy! Billy! Billy, apri la porta! Billy! Oddio! Oh mio Dio, mio Dio! Ah! Uccidilo! 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 Molti di voi vicini di casa si ricorderanno quando ho affrontato Babysitter Bloodbath. È un horror che ricordo con piacere e dispiacere allo stesso tempo. Power Drill Massacre è praticamente identico come caratteristiche. Power Drill Massacre. Puppet Combo presents Power Drill Massacre. Massacre. Ok, c'è un tizio che parla alla radio, un bellissimo tramonto con il paesaggio tutto chiaroscuro così. E però non capisco cosa c'entra col titolo. Massacro con il trapano, Power Drill Massacre. Massacre. E ok, incidente d'auto. Classico. Ah, no, non so se riuscite a leggerli perché è tutto bianco, ma lì sotto ci sono dei sottotitoli. Jeff? Jeff, stai bene? Non riesco a sentire le gambe. Non ti preoccupare, Jeff. Troverò aiuto. Si sta facendo buio. Meglio se prendo la torcia dal camioncino. Oh mio Dio! Ok, siamo qua. Abbiamo fatto l'incidente. E tra un po' va a fuoco sto camioncino. Non ti preoccupare, Jeff. Troverò aiuto. E puntini, puntini, puntini. Jeff non risponde. Prendere la torcia? Guarda, è più ovvio di così. Ma di solito in un gioco horror, quando raccolgo una torcia, mi aspetto di sentire un suono leggermente diverso. Maledizione, Jeff! Dopo la cena con i tuoi pensavo di tornare a casa per la nostra prima notte insieme. E invece ti sei schiantato in questa foresta! E adesso mi tocca cercare aiuto perché sei lì moribondo, ma io ti lascerò lì al tuo destino perché te lo meriti dopo questo incidente. Jeff! Che cosa ho fatto perché mi sono fidanzata con te? Adesso sono persa in questa foresta e Slender, ci sarà Slender! Oh mio Dio, Slender mi stuprerà e io devo raccogliere le 8 pagine. Ah, qua c'è il promontorio. Sembra un edificio in lontananza. Forse posso usare un telefono. Cazzo è qua la roba satanica? Un pentagramma. No, no, via. No, no, non mi piacciono ste cose. Dai che ci siamo, dai che la vedo, eccoci. Madonna santa! Avvisa! Oh. C'è qualcuno là? Salve! Salve! Oh. Sta baracca. Qua cosa c'è? Si può? Questa porta è aperta. Entrare? Entriamo. Che edificio inquietante, non c'era bisogno di dirlo perché si vede benissimo la cosa. Ecco, il tizio che appare e scompare c'è chiusi dentro. Ma a lei sembra non fregare un cazzo. Beh, un gigantesco occhio. I got my eyes on you. And everything that I see. Ah, ok, è un lavandino. È un fottuto lavandino. Che bei bagni. Ok, nulla di utile qua. Questa cosa che sembra una porta. No, non è una porta.
sti rumori stra... Seconda volta che mi spavento per quel cazzo di lavandino. No, senti, io non entro più in sti bagni, perché i bagni sono sinonimo di pericolo quando si tratta di un horror. Sembra un vecchio articolo di giornale. Leggerlo? Sì. La ricerca continua per due campeggiatori scomparsi nelle montagne di Pocono. Mason C. Sargent e Lori Summers di Long Island, New York, sono scomparsi dall'8 giugno. Sugar Tunnel, il tunnel di zucchero della serie Non entriamo qua assolutamente. Ma magari do solo una sbirciatina, Dovrei cercare delle chiavi, in teoria, per aprire quella porta. Delle scale. Ehi là? Oh, c'è qualcosa? Dal 1978, 20 campeggiatori sono scomparsi. E poi altre cazzate che non mi serve sapere. Sempre di gente scomparsa e bla bla bla. Dov'è sta chiave per uscire? Sì, sì, l'ho trovata. Hai preso una chiave con della pittura rossa sopra? A quanto pare la chiave con la pittura rossa non funziona. Vaffanculo! Ok? Non è divertente. Non mi è piaciuto. No. Sarà stato soltanto un vetro che si rompe, ma la cosa non mi è piaciuta. Ah! La porta è bloccata. Ci sono tre lucchetti con delle macchie di tempera. Blu, verde e rosso. Quindi c'è uno di quei giochini indovinelli da risolvere. Ho passato una porta così a caso e adesso non... Io sto girando a caso. Ma... un macchinario! Un tornio lì messo a caso. Mi sto spaventando di tutto tranne delle... Tizio, mostro che dovrebbe uccidermi? No! Ma che? Ho già trovato la chiave? Oh, quindi le chiavi vengono generate a caso? Eccolo, il suono psichedelico tipico di quando raccogli una chiave. Ma... allora... non ho capito che cosa mi ha attaccato prima, ma quello che so... Ah, quello là è il pezzo di giornale di prima. Quello che so è che dobbiamo trovare altre due chiavi e aprire una porta. Voglio vedere se c'è qualcosa... No! C'è qualcuno? No! No! Non c'è nessuna chiave qua sopra. Ma in compenso abbiamo compagnia! Pa-pa-pam, pa-pam, pa-pa-pam, pam-pam. Non c'è nessun modo per salvare la partita, vero? Perché c'è scritto LOD GAME lì. Vorrei capire. Come? Un'altra chiave. Bene!
non è successo nulla. Non è successo nulla. Rumori strani, ma va tutto bene, va tutto a meraviglia. Ho visto bene? No! No! Però l'ho visto! Era un uomo! Con un trapano! E ecco perché Power Drill Massacre! Oh. Ottimo! Lì è aperto. Chiunque o qualunque cosa sia che mi sta attaccando passa da quelle porte lì metalliche, quindi facciamo attenzione alle porte metalliche. No, 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 non mi avrai, non mi avrai! No, non mi avrai, non mi avrai, non mi avrai, non mi avrai! No! Non hai il tempo di fare nulla. L'assassino, il mostro, è troppo veloce. No! No, via! Via, 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 via! Ah! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Ho già trovato una chiave! Signor assassino! Signor assassino, la prego, non mi uccida! Lei è molto sexy, signor assassino! Signor assassino, la prego! Correre con un trapano in mano può causare incidenti, signor assassino! Signor assassino! Forse mi sto innamorando di lei. Signor assassino? Signor assassino, la prego! Non mi uccida! Oddio! No, 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 no! Ho detto di no, ho detto di no! Dove sono? Dove sono finito? Ah, ma qua! Qua sono i cunicoli sotto la casa! Sono entrato nei cunicoli che usa il serial killer o qualunque cosa sia per spostarsi all'interno della casa. Le fondamenta qua. Non credo di dover essere qui. Non ci credo e non riesco a crederci. È l'ultima chiave. Tutte e tre. Tutte e tre le chiavi. Non mi uccidere. Non mi uccidere adesso. Non mi uccidere adesso. Non mi uccidere adesso. Porca troia. Sto sbagliando la strada, vero? Non mi uccidere adesso. Non mi uccidere adesso. Non mi uccidere adesso. Non mi uccidere adesso. Non mi uccidere. Non mi uccidere! Sì, andiamo di sopra. Bene. Ora, devo solo fare quelle scale. Bene, ci siamo. Ok. Sì, sì, ok. Ah, ok. Usa la chiave. Usa la chiave. E usa la chiave. Ok. Fammi entrare. Penso di dover andare lì dentro. No, guarda. La probabile via d'uscita, te non entri. L'ovvietà di alcune frasi, guarda, di questo gioco. Hey! Piccola bambina, puoi aiutarmi ad uscire da qui? Piccola bambina con le trecce? Sicuramente fonte di guai? E là? Ti sorpasso? Lei non sembra fregarsi. No! Oddio! Mi sta seguendo? Vedo là qualcosa! Cosa sta succedendo? Dai, 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 che finiamo sto cazzo di gioco! Dai che finiamo sto cazzo di gioco. Sto ancora premendo i tasti, per essere sicuro. Ah, ok. Ce l'ho fatta. Ma è lei, è Megan?
officials appear to have stalled. In local news, police believe to have found the remains of Jeff West after uncovering a wrecked vehicle off of Route 447. West and Megan Brooke of Montclair, New Jersey have been missing since May. Brooke's body has not been discovered. News at 11. Oddio! Cioè, Jeff è morto! ...40 gradi nonostante siano le 10 di sera. Tutto sudato, marcio, i capelli, tutto un macello. Ma sono riuscito a completare Power Drill Massacre. Non so se ci fossero altre cose da fare, altre cose da trovare in questo gioco, però è una demo, la versione completa non la voglio nemmeno vedere, mai più una cosa del genere. E ragazzi, vi invito a giocarci perché veramente, a parte la grafica, che la grafica non fa l'horror, io lo dico sempre, la grafica non fa l'horror e questo è uno dei migliori che io abbia mai giocato. Se non siete ancora dei vicini di casa, allora iscrivetevi al canale. Se volete provare Power Drill Massacre, vi lascio il link in descrizione del gioco. E detto questo, ci vediamo alla prossima parte di Alien Isolation. Ciao a tutti vicini di casa!